Ok, siamo live. Siamo live. Shalom a tutti voi e benvenuti allo studio biblico di stasera, studio biblico messianico che continua con il sesto capitolo del piccolo testo che stiamo dedicando all'ascolto della voce di Hashem, il Ruach HaKodesh, lo Spirito Santo. E prima di iniziare il nostro studio, vogliamo innanzitutto ringraziare Hashem per la possibilità di essere qui stasera, di essere alla sua presenza e poi dedicarci appunto allo studio di questa sera. E quando iniziamo appunto un nuovo capitolo, un nuovo tempo che Hashem ci dà alla sua presenza è sempre un tempo importante, sia per le nostre vite, sia per le vite di coloro con cui condividiamo la nostra vita, anche nelle cose più piccole. Quindi preghiamo innanzitutto per ricevere da Hashem quella pace, quella shalom di cui abbiamo bisogno in ogni momento della nostra vita. E preghiamo insieme Avinu Malkeinu, Abba Padre, noi ti ringraziamo perché ci dai ancora una volta la possibilità di essere davanti al tuo trono, di testimoniare la tua presenza in noi. E Ruach HaKodesh ti ringraziamo per la tua presenza in ogni momento della nostra vita, anche nelle cose più piccole come nelle più grandi. Tu ci guidi in ogni modo e ci guidi in una maniera specifica per non cadere in tentazione, per non farci guidare dalla nostra carne, né perderci nelle volontà nostre personali, ma allineandoci alla tua volontà, sappiamo che possiamo ricevere la tua shalom, la tua pace in ogni momento della nostra giornata e in ogni nostra scelta. Sappiamo che anche se non ci fa piacere quello che sentiamo da te, magari perché non è quello che il nostro cuore in questo momento desidera, però sappiamo che è in obbedienza alla tua volontà. Quindi vogliamo ancora una volta richiedere che tu possa parlarci, che tu possa parlarci in maniera proprio specifica, nel tuo tempo e nel tuo modo, ognuno di noi, perché ognuno di noi, ricevendo il tuo Ruach HaKodesh attraverso il battesimo nello Spirito Santo, il battesimo nel fuoco, per cui Yeshua è venuto a noi, si è fatto conoscere a noi, quando Yohanan Giovanni, cosiddetto il Battista, non è che era il Battista allora, era Yohanan, e anticipava nella tua scrittura la venuta del Messia di Israele, proprio parlando del battesimo che lui avrebbe compiuto nel fuoco, battesimo del fuoco, battesimo del Ruach HaKodesh, perché lui diceva: io vi battezzo nell'acqua, ma Yeshua, il Messia, vi battezzerà nel fuoco. E quindi quando noi siamo suoi, siamo battezzati nel fuoco. È per questo che è stato importante anche per coloro che sono stati presenti a Shabbat, che hanno seguito, se non l'avete potuto seguire, vi consiglio di ascoltare il sermone, guardare il sermone di Shabbat. È stato veramente anche per noi importante perché tante rivelazioni che abbiamo, le abbiamo anche mentre predichiamo, quindi tante cose che
Il Ruach HaKodesh ci dice, ce le dice man mano che predichiamo, quindi quando lui vuole ce le rivela. E ci sono profondità del Ruach HaKodesh che pian piano si rivela a ognuno di noi e ci parla e parla anche a coloro che ascoltano la sua voce e insieme impariamo. E ricordiamo che è l'amore che rimarrà, quindi le profezie, la conoscenza. Non ci saranno più, ci sarà un tempo in cui non ci sarà più nulla, tranne che l'amore. E quindi è l'amore a cui dobbiamo guardare, l'amore a cui dobbiamo puntare. Tutto ciò che noi facciamo ora è di testimonianza a coloro che verranno dopo di noi. Quindi è importante lasciare questa testimonianza, queste raccolte, diciamo, scritte, video, quello che sia, quello che questa generazione riesce a fare, è importante trascriverlo perché sia di testimonianza. Amen. E noi in obbedienza lo stiamo facendo, non lo stiamo facendo per il nostro piacere, perché anzi siamo molto pigri entrambi, quindi se lo facciamo è perché siamo obbedienti ad Hashem e lo vogliamo fare ancora una volta proprio per essere in obbedienza a Lui. Amen. E quindi deve essere anche questo un incoraggiamento per tutti coloro che sono chiamati a servire Hashem in spirito e verità, che lo facciano per Lui e solo per Lui, perché qualsiasi cosa che noi facciamo rimarrà come testamento di ciò che noi abbiamo lasciato in testimonianza per la fede che abbiamo portato in Yeshua HaMashiach. Quindi non rimarremo noi, non ci saremo più, ma ci sarà quello che è stato, il video, lo scritto, quello che è stato ascoltato e quello che è importante per coloro che possono ricevere quella testimonianza di fede in Yeshua HaMashiach, Gesù il Messia, e che sia distribuito, che sia condiviso nello stesso modo in cui noi l'abbiamo ricevuto. Non l'abbiamo ricevuto pagandolo, quindi, come disse Pietro, lo diamo appunto gratuitamente, così come l'abbiamo ricevuto, perché il Ruach HaKodesh e anche la salvezza Yeshua non si paga, è un dono, e come quel dono va donato, va distribuito a quante più persone possibile, nella nostra possibilità, cioè nella dimensione di fede che Hashem ci dà. Ed è quella la dimensione di fede che fino ad ora Hashem ci dà. Poi vedremo che cosa ci aspetta. Amen. E per coloro che non hanno avuto la possibilità di leggere o seguire i nostri capitoli precedenti dell'ascolto della voce di Hashem, vi consigliamo di guardare sul nostro sito e all'interno degli studi biblici messianici settimanali. E oggi siamo al nostro capitolo 6 e lo studio si completerà nel settimo capitolo, quindi che faremo non settimana prossima, non lunedì prossimo, ma lunedì l'altro. Il capitolo 6 di stasera parla della voce di Hashem come una piccola, delicata voce, ma una voce ferma. E vediamo da che cosa riceviamo questa dimensione della voce di Hashem. Bene, nei capitoli 18 e 19 del Primo Re ci sono delle storie che vengono trattate in tutti i sermoni di questo mondo, in tutte le congregazioni possibili e immaginabili, e vengono interpretate in vario modo. Ma quello su cui noi vogliamo puntare è proprio l'ascolto della voce di Hashem. Si parla del profeta Elia, il profeta Eliahu, che è da molti interpretato proprio come credenti in Yeshua HaMashiach. Molti lo interpretano come già presente, quindi già venuto attraverso il profeta, anche lui, Yohanan, quindi il cugino di Yeshua, okay, figlio di rabbino. Allora Yohanan era detto appunto avente lo spirito in sé, lo spirito di Eliahu, cioè lo spirito del profeta Elia. E quindi
molti credenti in Yeshua lo vedono ancora così, lo vedono già avvenuto, quindi che il profeta Elia è già avvenuto. Molti ortodossi invece parlano di Eliahu come ancora da venire, quindi prima dell'era messianica, prima della venuta del Messia, l'ortodossia in generale nel giudaismo ritiene che la venuta del profeta Eliahu non sia stata ancora compiuta ed è per questo che a Shabbat si lascia, questo nell'ortodossia, per chi non ha mai partecipato a uno Shabbat con ebrei ortodossi, magari non lo sa, non sa perché molte porte sono lasciate aperte, proprio perché si aspetta la venuta del profeta Elia e si invita il profeta Elia a venire, perché si aspetta il profeta Elia prima della venuta del Mashiach, prima della venuta del Messia. Questo è un aspetto molto importante di quello che noi stiamo vivendo in questi giorni. Ed è per questo che questa è anche una delle chiavi per cui, diciamo, per l'ortodossia, per gli ebrei ortodossi è molto difficile pensare anche alla possibilità del Mashiach come Yeshua HaMashiach, ok? Quindi come Gesù il Messia. E molti stanno appunto ancora aspettando Eliahu, Elia. E addirittura nel Pesach, appunto, c'è poi il posto proprio che viene messo a tavola, che abbiamo spiegato nell'insegnamento di Pesach, c'è proprio nella tavola imbandita di Pesach, c'è un posto fisso a tavola per il profeta Eliahu che si aspetta. Ma al di là di questo, oggi vogliamo puntare sull'aspetto della voce di Hashem, sul Ruach HaKodesh. E io vi incoraggio a dedicare un po' di tempo a leggere questi capitoli nella loro interezza. Insieme vedremo due versetti significativi per la voce di Hashem, per l'ascolto del Ruach HaKodesh. Amen. Ok. Che sono il versetto 11 e il versetto 12. Il versetto 11 dice così: Dio gli disse: Esci e fermati sul monte davanti all'Eterno. Ed ecco passava l'Eterno. Un vento forte e impetuoso squarciava i monti e spezzava le rocce davanti all'Eterno. Ma l'Eterno non era nel vento. Dopo il vento un terremoto. Ma l'Eterno non era nel terremoto. Versetto 12. Dopo il terremoto un fuoco. Ma l'Eterno non era nel fuoco. Dopo il fuoco una voce, come un dolce sussurro. E io personalmente ho sempre in generale letto anche molteplici volte questi capitoli e meditato su di essi, perché sono dei capitoli che danno chiavi di lettura e di interpretazione molteplici del Ruach HaKodesh, ma in particolar modo questi versetti mostrano una particolarità, una caratteristica di questa voce, che è un dolce sussurro. E questo esempio di come Hashem abbia parlato al profeta Eliahu, al profeta Elia, è uno dei più comuni modi in cui parla ancora al suo popolo oggi, attraverso una voce calma e sommessa, e soprattutto è un dolce sussurro. Ora, non stiamo parlando di una voce udibile, perché la voce udibile era, così come l'abbiamo studiata nella Torah, era la voce che si ascoltava attraverso l'udire del profeta. Allora Mosè, cioè il profeta Mosè, ascoltava una voce viva, il popolo di Israele ascoltava una voce viva, quindi era udibile. E così era all'epoca in cui si parlava, diciamo, nella presenza di Hashem. Ma ai nostri giorni il Ruach HaKodesh è una voce interiore, quindi non si parla di una voce più udibile, magari fosse così sarebbe bellissimo, ma non è così. E sebbene Hashem possa parlarci in più modi, però la voce più comune, il modo più comune in cui noi ascoltiamo la sua voce è quella di una voce interiore che è nella profondità di ognuno di noi. E
E quando noi riceviamo il Ruach HaKodesh attraverso il battesimo nel Ruach HaKodesh, nello Spirito Santo, noi ascoltiamo la voce interiore. Certo, Hashem può parlarci in molti modi, può parlarci attraverso persone, attraverso altri ministri di culto, attraverso asini, come nella parola, come, attraverso animali, attraverso diverse forze della natura. Attraverso abbiamo visto lo shofar, che è appunto utilizzato proprio come espressione della voce di Hashem, e lo abbiamo visto nei capitoli precedenti. Ma Hashem più comunemente ci guida, ci dirige con il suo Ruach HaKodesh, con il suo spirito di Hashem, nostro Dio, attraverso questa presenza quindi viva e conoscenza perfetta dei nostri cuori. Siamo quindi davanti a decisioni ogni giorno, dalle piccole alle più grandi decisioni della nostra vita. Magari stiamo cercando Hashem in questo periodo riguardo il lavoro da scegliere per il nostro futuro, o la scuola, per molte mamme e padri è diventato quasi l'ordine del giorno, soprattutto il come rinizierà il tutto a settembre. E a quale scuola mandare appunto nostro figlio, dove vivere, dove spostarsi, dove essere magari più sicuri, se possiamo parlare di sicurezza rispetto ad altri posti. Nel momento in cui decideremo di prendere del tempo per cercare Hashem e ascoltare finalmente la sua voce, quindi il suo parere nella nostra vita, bene, Hashem ci guiderà spesso attraverso questa voce interiore. È profonda, molto profonda in noi attraverso il dono del Ruach HaKodesh, dello Spirito Santo, e ci darà una direzione di cui abbiamo bisogno. In che cosa quindi consiste la preparazione al suo trono? Noi parliamo di preparazione al trono di Hashem come diciamo una fase preliminare. Noi non possiamo ascoltare la sua voce se non ci prepariamo. È come fare una corsa. Se noi dobbiamo fare una corsa, diciamo, a ostacoli o una gara in generale, non possiamo presentarci così come siamo in questo momento, ma dobbiamo allenarci. Per allenarci dobbiamo prima metterci diciamo le scarpette da ginnastica e la tuta, che è il minimo indispensabile, e poi riscaldare il nostro corpo. Riscaldarsi significa fare stretching, allungamenti, fare diciamo un po' di anche se vogliamo esercizi proprio di preparazione, anche psicologica, solo per affrontare quella corsa, ma soprattutto si tratta di pratica. Quindi anche per guidare l'auto bisogna fare pratica, altrimenti si fanno incidenti e muoiono persone, o magari le possiamo solo toccare, ma possiamo fare gravi danni se non ci prepariamo. Allora, così come ci prepariamo per correre, come è stato per tutti i corridori di questo periodo che finalmente sono liberi di farlo, dobbiamo prepararci. Allora, come ci dobbiamo preparare a correre per Hashem? Come ci dobbiamo preparare per fare la sua volontà? Innanzitutto, dobbiamo metterci in ascolto. E una delle cose più importanti per ascoltare la voce calma e sommessa di Hashem è essere alla sua presenza. Adesso ci sono diversi modi, diverse modalità per essere alla sua presenza, ma una certamente è quella di essere davanti a lui e prendere del tempo per cercarlo. Se la nostra giornata è diventata così frenetica da non poter avere nemmeno 5 minuti, 10 minuti per poter stare alla presenza di Hashem, fratelli e sorelle in Yeshua, questo è molto grave. Vuol dire che noi mettiamo come priorità la nostra vita, diciamo, nella carne, rispetto a quella che invece è la priorità e dovrebbe essere la priorità di ogni credente in Yeshua, al di là di ogni denominazione e al di là di ogni
proprio tipo di schema mentale quotidiano. Quindi la prima cosa è prendere del tempo, dai 10 alla mezz'ora, questo è il minimo tempo richiesto per riscaldarsi prima di fare una corsa, altrimenti si hanno strappi muscolari e anche serie. Diciamo rotture, anche tendine, possiamo farci proprio male fisicamente se non ci riscaldiamo. La stessa cosa è se non riscaldiamo il nostro spirito con il Ruach HaKodesh, non possiamo iniziare a proclamare la sua parola perché cadiamo inevitabilmente in gravi errori che possono costarci anche la nostra stessa vita spirituale. Possiamo allontanarci da Hashem facendo delle scelte molto errate per la nostra vita e anche per la nostra famiglia. Quindi sicuramente dobbiamo staccarci da tutti coloro che sono intorno a noi, che siano tantissimi amici su Facebook, amorevoli compagni, diciamo, di giochi della fase 1, benissimo, abbiamo bisogno di un po' di tempo per noi e questo tempo per noi è magari anche poter essere isolati per una mezz'ora per conto nostro e poter pregare e stare nella sua presenza senza tutti e tutti coloro che normalmente ci sono intorno, a cui dobbiamo sempre dare una risposta. E quindi è importante fare spazio. Fare spazio significa fare dedicare mezz'ora almeno al giorno di presenza alla voce di Hashem, che significa pregare per ricevere da lui guida e non richiedere tutta la lista di tutti i bisogni che abbiamo, ma stare semplicemente in ascolto. Significa restare soli nella sua presenza, anche in silenzio, perché quella è la cosa di cui abbiamo più bisogno tutti, del silenzio, che in questo tempo purtroppo non è esistito, anzi siamo stati bombardati da notizie molto spesso inutili e anche logoranti per le nostre orecchie. Quindi è tempo di fare piazza pulita di tante notizie inutili e di fare spazio all'unica voce che realmente ci può aiutare a sopravvivere, innanzitutto, ma sopravvivere secondo la sua volontà e non secondo quella del mondo, perché noi non siamo chiamati a compiacere il mondo né l'uomo, ma siamo chiamati a compiacere Yeshua HaMashiach, Gesù il Messia. Quindi tutto quello che il mondo fa sicuramente non è quello che noi facciamo. Sarà molto diverso, fratelli e sorelle. Prepariamoci che tutte le scelte che noi faremo in questo tempo saranno molto diverse, se vogliamo sopravvivere. E noi lo stiamo già vedendo. Io vedo in questi giorni tante persone che mi chiedono aiuto per poter trovare lavoro, aiuto per poter trovare un'occupazione, per poter sopravvivere. Persone che non hanno soldi, non hanno nemmeno la possibilità di potersi presentare, ecco, ad una ipotetica struttura per poter lavorare. Di fatto, tutto quello che noi vediamo a livello sociale fallirà. Quindi dobbiamo sapere che solo seguendo il Ruach HaKodesh noi saremo in grado di poter sopravvivere fino al momento in cui saremo chiamati a Lui. Amen. Quindi è importante l'ascolto del Ruach HaKodesh. E vi incoraggio a passare appunto questo tempo semplicemente seduti, in silenzio e alla sua presenza, che è la cosa più bella. È l'incontro più bello della giornata. E allontanandoci dalle distrazioni, dal cellulare, dal computer, dalla televisione, dalla radio, non so se avete altri canali, ma qualsiasi sia il canale, diciamo, che avete tecnologico, basta staccare la spina. E credo che mezz'ora si possa fare rispetto a una giornata intera di chat e di tanti messaggini che molto spesso veramente non rappresentano la nostra, diciamo, salvezza né redenzione, ma piuttosto danno. E siamo costretti purtroppo a bloccare
tanti messaggi perché purtroppo portano danno e non crescita né benedizione né unità nello spirito. E quindi prendiamoci del tempo per pregare, leggere la Torah, il Brit Kadasha, che insieme costituiscono appunto la sua Torah di verità, e prendiamoci anche del tempo per ascoltare la sua voce, il Ruach HaKodesh. E leggiamo insieme il Salmo 46,10, che vi invito a leggere interamente. Scusate. E dice: fermatevi e riconoscete che io sono Hashem. Io sarò esaltato fra le nazioni, sarò esaltato sulla terra. E questo versetto mi ricorda un'esperienza particolare. Un po' di tempo fa mi riusciva molto difficile far rientrare la presenza di Hashem all'interno del mio tempo, perché avevo l'uso proprio della pianificazione, pianificavo ogni cosa e sono project manager, quindi significa che progetto e il mio lavoro è quello di base, è quello per cui ho studiato, ma il gestire un progetto senza avere lo spazio per Hashem vuol dire seguire solo esclusivamente se stessi. E proprio attraverso il Ruach HaKodesh ricevetti quel compungimento di cui avevo bisogno perché potessi capire che quel progetto doveva ruotare intorno ad Hashem. E da quel momento tutto cambiò nel progetto stesso, perché ogni cosa che non era secondo la volontà di Hashem fu tagliata via, fu eliminata dal progetto e di fatto anche persone sparirono. Fu bellissimo perché vidi sparire persone improvvisamente e anche tutti coloro che erano, diciamo, coinvolti anche in questo progetto presero posizione e quindi il progetto prese forma e prese vita, che senza Hashem non poteva assolutamente poter essere fatto in quel modo, in una maniera perfetta. E quindi quando il nostro tempo con Hashem è il tempo, il modulo, diciamo, da cui inizia il tutto, la nostra giornata, quando quella mezz'ora, quell'ora che dedichiamo minima nella nostra giornata diventa proprio il nostro esempio di come la nostra giornata deve essere strutturata, allora tutto cambia nella nostra giornata. Quindi quando il nostro inizio può essere alle 5 di mattina, come diciamo come mi appartiene, o altri può essere alle 9 di mattina, non so come siete organizzati, quale sia il vostro schema giornaliero, ma rispetto a quel modulo che voi decidete di dare ad Hashem come inizio della vostra giornata o come magari fine, perché all'inizio non riuscite. Però quel piccolo modulo, quella piccola porzione può cambiare tutta la giornata in maniera totale, in maniera decisionale. E il nostro tempo quindi con Hashem è il modo, è il tempo, è il luogo in cui tutto inizia. E ricordate che il luogo per l'ebraismo rappresenta proprio l'arca, con la Torah, quindi con la legge. Se ricordate, abbiamo parlato proprio questo, che in uno dei nostri sermoni, non ricordo quale, ma quello in cui definivamo il Mishkan, quindi abbiamo parlato 2 settimane fa più o meno del Mishkan e di come era strutturato, abbiamo parlato proprio del luogo. Quindi quando il luogo della sua dimora è il tempo dedicato a lui, allora quel luogo diventa fisico. Quindi dal
dallo spirituale diventa fisico, quindi quel luogo diventa Torah di verità, diventa testimonianza viva. Ed è meraviglioso perché tutto poi cambia, tutto attorno a noi, intorno all'arca diventa Mishkan, intorno al Mishkan diventa il popolo di Israele ed è moltiplicato in tante porzioni quante sono le porzioni della nostra fede, perché la nostra fede è tanto ampia quanto Hashem ce la dona. Noi abbiamo la fede che Hashem ci dona, non abbiamo una dimensione di fede uguale, ognuno di noi ha una porzione di fede diversa rispetto a quella che è stata donata da Hashem. Non possiamo deciderla noi perché è da lui donarcela ed è quella che ci ha donato. Quindi rispetto a quella porzione noi riusciamo a moltiplicare in tanta altra porzione di fede in altri. Amen. E lo leggiamo anche in Geremia, capitolo 29, versetto 13. Scusate, che non ho riportato in forma scritta, ma possiamo vedere insieme. Che dice proprio questo: mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. E quando noi cerchiamo Hashem con tutto il nostro cuore, allora e solo allora riusciamo a comprendere qual è la sua volontà. Amen. Ora, quando cerchiamo quindi Hashem, potrebbe magari non darci una risposta immediatamente, e qui viene il nocciolo della questione. Molti credenti in Yeshua, di qualsiasi denominazione essi siano, mancano di pazienza, che viene sempre dal Ruach HaKodesh, non viene dalla nostra carne. Quindi quando siamo battezzati nel Ruach HaKodesh, nello Spirito Santo, riceviamo la pazienza, che è uno dei doni dello Spirito Santo. Quindi quando richiediamo qualcosa di specifico all'interno del nostro tempo di preghiera, di meditazione della sua parola, di preparazione alla sua presenza, quella risposta può arrivare magari in un tempo a posteriori, quindi non nel momento in cui siamo alla sua presenza. E questo a me capita a volte, proprio perché magari la nostra giornata è molto piena, come è a Shabbat. Noi abbiamo un culto la mattina, un culto il pomeriggio, quindi non abbiamo tanto tanto tempo da dedicare, ecco, proprio di quella presenza da Shem da soli, perché siamo insieme, insieme agli altri. Quindi quando siamo insieme agli altri, logicamente possiamo avere un tempo, può essere in bagno, può essere, non lo so, cucinando qualcosina, riscaldandola più che altro perché si riscalda solo, ma non abbiamo tanto tempo così come lo abbiamo magari nei giorni in cui siamo più liberi e da soli. Bene. Dobbiamo aspettare i tempi di Hashem, i tempi del Signore, quelli che non piacciono molto a chi, diciamo, è, come dire, è nei primi approcci, con il Ruach HaKodesh. Non piace questa attesa. E questa attesa però porta una crescita. E anche una maturazione del proprio carattere. Carattere, parliamo del carattere spirituale. Quando noi abbiamo pazienza, riceviamo anche una maggiore maturità da parte del Ruach HaKodesh, e quindi ci può parlare anche più in profondità. E quindi se abbiamo la pazienza di aspettare, riceveremo quella risposta di cui abbiamo bisogno e magari quella conferma di cui abbiamo bisogno. E vi faccio un esempio, c'è un esempio molto particolare, devo dire, che in forma scritta l'ho riportato rispetto a un'altra persona, ma mi è venuto in mente qualcos'altro, quindi vi racconterò questa nuova esperienza. Proprio a Shabbat, 2 giorni fa, sì, 2 giorni fa, siamo stati, come abbiamo detto, molto, molto
oberati proprio di culti. E quando si è così oberati proprio nel lavoro che noi facciamo per Hashem a Shabbat, ci siamo resi conto che era un po' troppo e io sono stata poco bene, fisicamente sono stata poco bene e quel poco bene io già sapevo che qualcosa non era diciamo andato secondo quello che mi prospettavo, però sapevo che c'era un motivo. Non ero stata bene ed ero stata già avvertita da Hashem che dovevo mangiare solo formaggio fresco, nessun tipo di altro formaggio. Infatti abbiamo mangiato solo formaggio fresco. Però proprio nel momento in cui abbiamo mangiato la verdura, io non ho ricevuto nulla, ma non mi sono sentita bene. Subito dopo aver mangiato, diciamo il nostro pranzo, era tardi, erano le 2:30. E che cosa è successo? Non mi sono sentita bene, però dovevamo, diciamo, fare il culto in inglese, anche se personalmente avrei fatto a meno di farlo perché ero veramente molto provato, avevo proprio conati di vomito e non stavo bene. Però che cosa è successo? Che ho sentito mia madre ed è stato bellissimo perché era una cosa che non mi sarei mai aspettata. Ho sentito mia madre ha detto questo però a fine Shabbat, quindi parliamo ecco dei tempi suoi, a fine Shabbat, e lei mi ha detto, guarda che ci sono verdure che comprate surgelate quando sono miste, mescolate tra loro, ti possono fare molto male. Dicono che ci sono, solo la bieta fa bene. Noi siamo a questo livello di fissazione sul cibo, comunque, per farvi capire a che livello siamo diventati, però è importante questo particolare perché questa cosa mi è stata confermata. Oggi siamo andati a fare spesa e ho comprato bieta. Siamo tornati a casa e c'è stato un piccolo particolare di un salvataggio di un uccellino. Comunque, abbiamo mangiato. Al momento in cui ci siamo, io stavo riscaldando la verdura, questa verdura che a me piace moltissimo, in generale, ma l'ha provata, Arel, e quando l'ha provata ha detto ha un sapore strano, aspetta, ha detto no, e allora è stata la verdura. Bene, quel particolare, se io non avessi ascoltato la voce di mia madre e non avessi comprato la bieta, diciamo, non avrei avuto quella conferma che mi veniva da mio marito quando, provandola, ha detto no, aspetta, non va bene. Allora, questo particolare mi ha fatto comprendere perché io non mi sia sentita bene. E non era per la mozzarella perché era fresca, era freschissima, ma la verdura effettivamente era qualcosa che mi faceva del male, quindi era mischiata. Quindi in questa busta in sostanza c'erano diverse verdure e non so perché siano state fatte così, ma da oggi solo fresco e senza cose congelate tranne la bieta. Questo l'abbiamo capito sulla nostra pelle. Adesso diciamo stiamo tutti molto meglio e possiamo andare avanti. Però questo per farvi capire che sono passati 2 giorni perché io possa aver ricevuto una conferma. Va bene? Quindi il Ruach HaKodesh ci parla in diversi modi e ci dà nei suoi tempi la conferma. Così come oggi attraverso il salvataggio di un uccellino io ho compreso qualcosa di molto particolare. Perché quando io ho trovato questo uccellino che era caduto dal nido ed era nel terreno, prima abbiamo cercato di rimetterlo nel nido, ma era troppo alto, non ci riuscivamo ed era per strada, era pericoloso, qualche gatto, qualche cane l'avrebbe ucciso, quindi abbiamo deciso
di portarlo con noi a casa, era ferito. Quindi immaginate con tutta la spesa e questo uccellino, siamo tornati a casa. E quando siamo tornati a casa, io ho preso il cellulare, ho chiamato la Lipu perché poi sempre cioè, cerchiamo di trovare il miglior modo per trovare una soluzione. Gli abbiamo dato dell'acqua, diciamo, l'abbiamo messo nell'ovatta, però abbiamo visto che reagiva. Quindi, vedendo già che reagiva, anche se era ferito, poteva sopravvivere. Umanamente saremmo stati tentati nel dire lo teniamo, lo curiamo noi, ne teniamo cura noi, ma c'è una regola, c'è una regolamentazione su tutto ed è importante seguire questa regolamentazione. È perché possiamo essere noi emozionati, presi dall'emozione. Allora, uccellino, facciamo improvvisamente diventiamo veterinari, che non siamo, quindi Baruch Hashem non facciamo tutto. Quindi questo uccellino merita di sopravvivere e se lo vogliamo far sopravvivere, deve sicuramente avere la sua cura. Quindi possiamo dargli acqua. Ecco, gli abbiamo dato l'acqua. Gli abbiamo dato degli insettini che abbiamo trovato, così per farlo sopravvivere nei primi momenti, diciamo, di soccorso, ma poi, miracolosamente, attraverso la Lipu, che non vi dico, cioè a Napoli è un miracolo, io non ho mai visto una cosa del genere, però chiamando un quarto d'ora e praticamente sono venuti in ambulanza. E io ho portato questo scatolino con questo uccellino, non credevo ai miei occhi quando ho visto i due operatori della Lipo che veramente, cioè, Hashem li ha guidati in una maniera meravigliosa per un piccolo uccellino, se lo vedete così, ed è mi hanno detto è un uccellino, è un merlo, quindi non è nemmeno un passerotto, è un merlo, aveva un bel becco lungo, però diciamo era ferito, quindi lo hanno preso. E lo hanno portato, diciamo, con loro e quindi è stato meraviglioso. Ma nell'attesa di questi, cioè in questo quarto d'ora di attesa, Hashem mi ha fatto comprendere quanto qualsiasi figlio spirituale, figlio materiale, persone che ci seguono, persone di cui abbiamo la responsabilità spirituale, la responsabilità materiale, quanto non sono nostri, non sono nostri fratelli e sorelle, chiunque è nel ministero, chiunque è in autorità spirituale, nessuno di noi e nessuna madre, nessun padre posseggono i propri figli. I figli sono di Hashem, appartengono a Lui e noi siamo solo strumenti usati nei tempi specifici che Lui ci dà per poter essere di benedizione a queste persone. E così sarà quando Hashem ci donerà un figlio per cui stiamo pregando, che sarà veramente un miracolo, solo per mano sua e solo suo sarà. E sarà dato a lui e per il suo culto, per il suo servizio, il servizio a lui, ma non sarà nostro, come non è nostro nessun figlio spirituale, non ci appartiene. Noi siamo usati solo e esclusivamente per un tempo specifico, e questo lo dico non solo a me, ma a tutti coloro che sono servi di Hashem. E se siamo servi di Hashem in spirito e verità, noi sappiamo che cosa significa. Anche se ci fa male quando qualcuno si allontana, anche se ci fa male se qualcuno dice: ah, io questa cosa non la credo, perché ci sono tanti che, diciamo, poi capiscono che poi nella vita, purtroppo, mi è capitato molto spesso che persone che magari dicevano: no, ma questa cosa va bene, e poi l'hanno vissuta, purtroppo non erano cose piacevoli, però. Se le sono, si sono, come dire, molto spesso Hashem mi ha detto falli bollire nel loro brodo. E c'è anche bisogno di quello, c'è anche bisogno di non fare sempre che i nostri figli spirituali stiano nella bambagia e che vadano fuori ad essere provati, perché se non sono provati, come è stato provato quell'uccellino stamattina che è caduto dal nido
quella caduta di nido ha permesso che noi potessimo essere di strumento perché poi sia curato e voli libero, perché ogni uccello deve volare libero, non è chiamato a stare in gabbia o nella bambagia, nell'eterno nido, anche quando si è, diciamo, da un tempo molto molto lungo all'interno di una congregazione senza mai poter crescere spiritualmente. E questo è veramente fare del male spiritualmente a qualsiasi persona. Non è giusto, non è giusto e non è quello che ci ha chiamato Hashem a fare. Amen. Quindi il nostro compito è quello di essere strumenti di benedizione per tutti i figli spirituali e materiali e che siano liberi nei tempi del Signore per poter fare la volontà di Hashem e poter far sì che la volontà di Hashem sia eseguita attraverso le loro vite, altrimenti non si chiamerebbero discepoli, si chiamerebbero eterni figli, ma quelli non esistono. Gli eterni figli non esistono. Amen. Anche se sono cuccioli di cane, cuccioli di gatto o uccellini o pesci, diciamo pesci rossi, qualsiasi sia il vostro animale. Amen. Quindi io amo il modo in cui Hashem ci parla e se non riceviamo quindi subito una risposta dobbiamo aspettare, non dobbiamo preoccuparci e rinunciare, ma continuare a cercarlo, perché come abbiamo letto nel Salmo, chi lo cerca appunto troverà risposta, ma anche Hashem si fa trovare quando noi lo cerchiamo. E perché man mano che rimaniamo soprattutto sintonizzati con la sua parola, l'ascolto della sua voce, diventiamo anche più pratici, così come quando si guida, più si ha pratica. Se non si guida, non si avrà mai pratica della guida. Come si può guidare senza avere pratica? È impossibile. Quindi bisogna fare pratica e pratica significa sbagliare. Se non si sbaglia, non si impara mai. E se non si impara attraverso gli errori, non si va avanti, quindi impariamo anche attraverso gli errori che facciamo. Se cerchiamo di possedere dei figli spirituali, impariamo invece a lasciarli liberi di fare quello che Hashem li ha chiamati a fare, magari molto diverso da quello che facciamo noi, perché ognuno è chiamato a fare una cosa specifica per Hashem nel tempo in cui vive. Non siamo chiamati tutti a fare la stessa cosa e siamo chiamati corpo del Messia proprio perché siamo tutti membri di un solo corpo, ma tutti diversi. Non siamo tutti braccio, tutti mano, tutti occhio. Siamo diversi membri del corpo del Messia. Amen. Quindi lasciamo che la Shalom, la pace, sia il nostro arbitro. Allora, per tutti gli italiani a cui piace il calcio, tranne me. A me piace il calcio, ma solo, diciamo, per pregare per i calciatori, che facciano un buon gioco e che siano usati per portare la parola di Yeshua a quante più persone nelle nazioni. Amen. Ma non sono una, diciamo, una sostenitrice o amante del calcio in generale, ma vi farò questo esempio proprio perché è tangibile per molte delle vite degli italiani. Lasciamo che questa Shalom, questa pace faccia da arbitro nelle nostre vite, così come è scritto in Colossesi capitolo 3, versetto 15, che dice: "E la pace, che significa armonia dell'anima che viene da Yeshua, Gesù Cristo, il Messia, regola, ossia agisce come un arbitro continuamente da parte di Hashem, nostro Dio, al quale siete stati chiamati in un solo corpo e che regni nei vostri cuori, quindi che sia proprio regnante, che sia dimora, che possa dimorare in noi, decidendo quindi e risolvendo con finalità tutte le domande possibili e immaginabili che sorgono nella nostra mente e che siate anche riconoscenti." Quindi che possiamo riconoscere il valore di quello che Hashem ci sta donando. E questo verso è un verso molto particolare perché la Bibbia ci sta dicendo in sostanza di usare la pace, cioè la Shalom di Hashem,
come arbitro per aiutare a prendere decisioni nelle nostre vite. Ora, io amo la danza, la amo proprio perché sono nata per danzare, Hashem mi ha creato proprio per danzare per lui. E non essendo un amante di sport in generale, diciamo, tranne la danza che è un'arte più che uno sport, e ecco, di quegli sport più vicini alla danza in generale, il calcio è sì vicino alla danza perché ci sono calciatori che possono essere definiti come danzatori e ci sono calciatori diventati danzatori, in verità ho conosciuto. In generale, quindi non essendo appassionata di calcio, come dicevo, faccio questo esempio della partita di calcio. Quindi parte del lavoro dell'arbitro in una partita di calcio è decidere cosa è dentro, quindi cosa è certo, cosa è sicuro, cosa è nel campo e cosa è fuori campo. Ok, questo lo capiranno bene i conoscitori del calcio. Bene, questo versetto sta dicendo che dovremmo in sostanza permettere che ci sia la shalom, cioè la pace e l'armonia nei nostri cuori, per agire come arbitro, per prendere ogni decisione e risolvere tutte le domande nelle nostre menti. Quindi la shalom, la pace, è il modo di Hashem di dirci cosa sono le cose che sono certe, quindi all'interno del campo di gioco per noi, e da quali cose invece dobbiamo proprio fuggire, che sono fuori campo, fuori dal campo di gioco, fuori dal Mishkan, amen, fuori dalla sua volontà, dalla sua presenza. E perché ricordiamo che noi abbiamo definito il Mishkan come il nostro corpo. Perché il nostro corpo è il tempio di Yeshua, è il tempio dello Spirito Santo, perché abbiamo circoscritto i nostri cuori in Yeshua attraverso la salvezza e la redenzione. E quindi dicevo che la pace, la shalom, è il modo di Hashem per dirci, farci capire che cosa è da lui, cosa non è da lui. E io gestisco onestamente la mia vita seguendo la shalom, quindi ciò che mi dà pace. Quando io non sento pace, quando mi sento stressata da qualche cosa e ho, diciamo, ho una capacità di relazione con lo stress molto bassa, quindi appena qualcosa che sto facendo mi stressa, il campanello d'allarme subito suona. E io so che quella cosa non mi sta facendo bene. Se poi ho la conferma, logicamente la elimino immediatamente dalla mia vita. Anche se può essere ritenuto non facile da molti credenti in Yeshua, però ci sono relazioni tossiche, relazioni che ci fanno del male, persone che ci fanno male, proprio fisicamente male. Che se non tagliamo dalla nostra vita, se non eliminiamo dalla nostra vita, ci continueranno a fare male, anzi peggio, e andiamo incontro ad un tempo in cui non ci potremo permettere più, signori, signore, di fare scelte povere, né per noi, né per coloro che ci seguono, né per coloro che ascoltano la voce di Hashem. E se c'è in voi il Ruach HaKodesh, sapete di che cosa sto parlando. Quindi è importante anche iniziare a eliminare tutta una serie di, come dire, di connessioni, di relazioni che ci possono fare male. Amen. Questo non vuol dire che non dobbiamo portare la parola, anzi, noi la portiamo sempre, però c'è un limite. Perché quando la portiamo e viene rigettata, nel momento in cui è rigettata, noi sappiamo che abbiamo fatto la volontà di Hashem, non abbiamo disobbedito, anzi, però Hashem ci dà la possibilità di essere protetti, e se non ci proteggiamo da persone che ci possono fare del male, e Hashem ce lo ha fatto capire più volte, e quella è una volontà poi nostra di essere vittime, e c'è un bisogno psicologico di cura.
Ecco, quello è diverso, quindi bisogna anche comprendere che Hashem ci permette di essere difesi, ma se noi poi non ci facciamo difendere e ci esponiamo come vittime al carnefice, qui stiamo parlando di bisogno di terapia, ecco, bisogno anche di counseling e di aiuto anche psicologico, perché Hashem usa anche strumenti, usa i counselors, usa i dottori, usa tutte le professioni in questo mondo usate per il bene. Quindi ci sono persone che sono usate per il bene nella nostra vita, che ci fanno bene, counselors che sono in Yeshua, non counselors che sono dal mondo, ma che ci aiutano, ci sostengono e non ci manipolano, perché quelli che ci manipolano non ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di persone che ascoltino il Ruach HaKodesh e che siano confermati nelle scritture e che siano riconfermati milioni di volte prima di prendere delle scelte nella nostra vita. Amen. E poi dopo possiamo fare la nostra scelta perché sappiamo che quando il Ruach HaKodesh ci parla principalmente personalmente, poi si conferma attraverso diverse persone. Quindi, quando dicevo qualcosa mi turba, mi compunge nello spirito, so che è una cosa che non è buona per me, né per la vita mia, né la vita del mio matrimonio, né per il nostro ministero, né per la nostra casa, né per la nostra famiglia, né per le famiglie coinvolte nel nostro ministero. Allora io dico alt, fermiamoci, eliminiamo questa cosa, non è buona per noi. E ci sono stati certamente dei momenti in cui in passato ho fatto dei piani, magari di andare da qualche parte, anche pregando, così come è successo a tanti personaggi e caratteri biblici. Magari ho fatto appunto piani di poter andare in un posto anziché in un altro, o fare qualcosa anziché un'altra, però chiedendo in preghiera ad Hashem di essere guidata, ho sempre avuto a priori l'eliminazione di ciò che non era da lui e la prosecuzione di qualcosa che magari non sembrava essere da parte sua, ma che alla fine è servita per benedire magari un'altra persona che aveva bisogno di essere salvata o bisogno di essere curata spiritualmente, o magari anche una testimonianza, o magari per testare i cuori. Molto spesso io e Arel siamo usati proprio per testare i cuori di coloro che incontriamo nella nostra vita. E devo dire, non è un'esperienza piacevole, non è molto semplice, e non l'auguro a nessuno, però quando succede capiamo che Hashem ci sta usando solo per testare i cuori delle persone che stiamo incontrando. E allora, attraverso il modo in cui siamo trattati, sappiamo che non saremo trattati bene, ma lo facciamo solo e esclusivamente per testimoniare la sua presenza in noi. Quindi portiamo comunque la parola, andiamo avanti e proseguiamo la sua opera, sapendo che comunque magari non le vedremo più quelle persone nella nostra vita. Però abbiamo lasciato quella testimonianza, quella parola in obbedienza, e quando siamo andati via sappiamo che tutto ciò che dovevamo fare l'abbiamo compiuto in obbedienza al Ruach HaKodesh, e quello che c'è stato è stato fatto in obbedienza e nulla più. Quindi non abbiamo diciamo nulla da dover condividere oltremodo con le persone che abbiamo incontrato. Però è importante saperlo, che molte volte possiamo essere usati proprio per testare i cuori. E quindi ci sono stati momenti appunto difficili in cui abbiamo magari deciso di fare qualcosa, invece Hashem ci ha guidato verso altri lidi, e magari continuavamo ad andare avanti su qualcosa in cui però non, io personalmente non mi sentivo tranquilla, e quando io non mi sento tranquilla so che il Ruach HaKodesh sta dicendo qualcosa,
magari sono sempre io la rompiscatole in generale, ma il Ruach HaKodesh mi parla in continuazione, quindi quando qualcosa non va, io so che anche se magari voglio dare il beneficio del dubbio 2 o 3 giorni su qualcosa che dobbiamo decidere, anche se io cerco magari di essere, come dire, di dire magari a una persona per cui abbiamo pregato, che sta facendo resistenza, perché molti di noi, quando ricevono una parola specifica da parte di Hashem, fanno resistenza a rispondere, no? Molte volte sono cose che noi non vorremmo sentirci dire, soprattutto se parlano di cose che dovremmo buttare via dalla nostra vita. Però quella parola prende, come dire, viene a compimento, e quando viene a compimento quella parola è inevitabile per quella persona affrontare la verità in maniera magari un po' più brutta di quella che speravo. Però, diciamo, se avviene, avviene proprio perché c'è stata resistenza al Ruach HaKodesh. Allora, quando il Ruach HaKodesh ci parla, fratelli e sorelle, io so che ognuno di noi in questo tempo sta cercando risposta. Quando ci parla non resistiamo, perché sappiamo che quella cosa che magari stiamo resistendo a rilasciare, che può essere un figlio spirituale, una figlia spirituale, un figlio materiale che vuole andare a fare le sue cose così come crede di voler fare, ma è importante che sbaglino, è importante, fratelli e sorelle, perché attraverso lo sbaglio si comprendono tante cose, sapranno che comunque potranno fare sempre conto su di voi, anche se hanno sbagliato, un giorno torneranno a modo loro quando ne avranno bisogno, logicamente, perché è sempre così, torneranno a modo loro e sapranno che in cuor loro sì, hanno sbagliato, però sono cresciuti, hanno avuto l'opportunità di uscire dal nido, di cadere, di essere portati, diciamo, da un qualcuno che li ha guidati un po' di tempo e poi dopo li ha fatti volare, perché se non possono volare non saranno i cosiddetti, non so in italiano come si chiamino, gli Angry Birds, ma saranno uccelli senza ali. E uccelli senza ali non volano. Noi non siamo chiamati a essere uccelli senza ali, siamo chiamati a essere come le aquile, quindi a volare su alti, alti cieli. Se non permettiamo ai nostri figli spirituali e materiali di poter volare, non permetteremo loro di vivere e li faremo morire come grandi e piccoli uccellini nella fase 1, che diventano obesi. E che fine faranno questi figli spirituali e materiali? Diventeranno solo obesi, mangeranno, mangeranno, mangeranno questa Torah ogni giorno, mangeranno, mangeranno, ma non la porteranno da nessuna parte, perché rimarranno sempre a casa con mamma e papà, e poi i mamma e papà si faranno anziani, poi finiranno, e cosa sarà di loro? Non saranno capaci di fare nulla, perché non hanno mai provato a volare. E se non si prova a volare, non si sa com'è, non si può imitare il volo. Il volo è fatto di rischio, è fatto di tanta, tanto dolore, tanta, tanta sofferenza, come il volo dell'aquila, no? C'è bisogno di essere rotti per poi essere rinati. Allora, se quel becco non si rompe, se quella ala non si spacca, allora quella luce non splenderà da sotto l'ala, quel becco non ricrescerà. E quell'ala non potrà mai volare su cieli più alti, su altezze più alte, su livelli spirituali più alti di quelli che si è conosciuti. Quindi è importante, e preghiamo a conclusione di questo studio biblico, messianico, è importante dare spazio alla crescita spirituale dei propri figli spirituali e materiali. Amen. E farsi guidare dal Ruach HaKodesh. E questo vale per ogni area della nostra vita, quindi è importante che il Ruach HaKodesh ci guidi, che lo Spirito Santo si mostri nella vostra vita, come nella mia, in maniera tangibile, come è stato oggi, è stato molto bello.
che anche ecco, comprando magari una macchina fotografica o facendo shopping, discutendo con le amiche del più e del meno, scegliendo la congregazione di cui far parte. È importante ascoltare il Ruach HaKodesh e nulla più, perché noi siamo solo strumenti temporanei. Ricordiamo che siamo temporanei, su questa terra, non siamo eterni. Quindi ogni congregazione, al di là di ogni nascita, sviluppo, crescita e sparizione, perché un giorno non ci saranno più congregazioni. È uno strumento, l'importante è che sia uno strumento sano che permetta la crescita nel Ruach HaKodesh, la crescita spirituale e la crescita anche pratica, perché se non si pratica e si studia, come fanno tanti italiani, studiamo, 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 poi mi presentano il curriculum e io elimino quasi 15, 20 persone in poche ore perché hanno studiato tanto, ma non hanno i requisiti richiesti dalla figura lavorativa richiesta. Allora questo mi fa capire che come le 10 vergini arriveremo ancora di più al punto in cui ci saranno persone a bussare, ma non potranno entrare in quella festa, in quella mensa. Non potranno partecipare al Pesach del Mashiach, non potranno far parte della sposa del Mashiach. A che livello vogliamo entrare, fratelli e sorelle in Yeshua? Vogliamo essere pronti per questa mensa? Vogliamo essere pronti dalle tavole della testimonianza alla tavola del Mashiach? Vogliamo essere pronti per quella tavola? Per essere anche noi alla tavola del Mashiach e non fuori a bussare come le vergini senza luce, senza lampade, senza olio. L'olio si sta già mostrando, fratelli, l'olio già si sta mostrando, il Ruach HaKodesh si sta mostrando in tutto il mondo, in tutte le denominazioni, in tutte le forme, si sta mostrando in maniera potente, in un'unità che io non ho mai visto fino ad ora e al di là di che cosa si voglia pensare e che cosa si voglia fare di male a ognuno di noi perché ne sentiamo di tutti i colori, ma bugie di tutti i tipi, ma c'è un'unità nel Ruach HaKodesh incredibile, bellissima, meravigliosa. Quindi, al di là del male che ci può essere fatta, l'importante è che siamo in allineamento con Ruach HaKodesh e con Hashem. E che un giorno saremo con lui in quella mensa, attorno a quel tavolo con Yeshua. Amen. Quindi preghiamo insieme perché ogni nostra scelta sia sempre all'interno del campo e mai fuori del campo, all'interno del campo di gioco, mai fuori del campo di gioco, allineata con la volontà di Hashem e mai fuori della volontà di Hashem, allineata con il Ruach HaKodesh e mai fuori della volontà di Hashem, nell'area di protezione sotto le sue ali. Amen. Hashem ci ha preparato per un tempo molto, molto forte, fratelli e sorelle, in Yeshua, pieno di prove, ma che noi supereremo nel nome di Yeshua HaMashiach, nell'unità del Ruach HaKodesh, in allineamento con Ruach HaKodesh. Amen. Quindi shalom shalom a tutti voi. Se avete domande o bisogno di preghiera per qualsiasi cosa potete scriverci sempre via mail, alla nostra mail sul sito internet oppure via Messenger. Shalom a tutti.